Lo stabile di Borgo Bosazza, in Oltretorrente, occupato sabato scorso dagli attivisti di Artlab e della rete Diritti in Casa per ospitare una ventina di persone senza tetto, non è di proprietà demaniale, ma appartiene all'università. Università che è fermamente intenzionata a lasciare in uso l'edificio agli occupanti per far fronte ad una vera e propria emergenza umanitaria. Il tutto sotto la tutela, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, della prefettura. È quanto ha riferito questa mattina il rettore dell'Ateneo Parmigiano Loris Borghi, replicando alle polemiche politiche sollevatesi nelle ultime ore a seguito dell'accordo raggiunto tra lo stesso Ateneo e i militanti delle organizzazioni che avevano dato vita all'occupazione. Posso dire come novità che ieri il Senato accademico, in cui ho portato questa idea, e questa idea andrà domani anche in CDA, è stata condivisa da tutto il Senato accademico. Ricordo a tutti che il Senato accademico è l'organo politico dell'Accademia, comprende quindi professori, comprende personale tecnico amministrativo, comprende gli studenti. La stessa componente studentesca ha condiviso questa idea al rettore e il Senato ha dato un mandato al rettore di procedere sull'altro tavolo, che è quello del CDA, che è poi il tavolo decisivo, diciamo così, rispetto al fatto che si parla di una struttura di proprietà dell'università. Ho una piccola novità da questo punto di vista. Io ero convinto che fosse la proprietà del demanio. Mi sono così interrogato per essere certo, perché questo è quello che mi avevano detto gli uffici. Ieri abbiamo fatto una ricerca storica che ha, questa vicenda parte di questa proprietà, parte attorno al 1908. Abbiamo ricostruito tutta la storia di questa proprietà ed è importante dire che fin dall'inizio era una proprietà unica, quella che va da Borgo Bosazza a quella che va a Borgo Tanzi. Nella ripercorrere storicamente tutta la vicenda, il direttore generale dell'Ateneo ha concluso che la proprietà non è del demanio ma è dell'università. L'unico, diciamo così, problema di questa situazione, che sarà mia cura verificare, e se l'università può fare questo. Qui il problema è della Corte dei Conti, perché noi abbiamo questo bene in proprietà che dobbiamo devolvere, secondo la nostra missione, a favore degli studenti, dei professori, della ricerca. In questo caso viene messo a disposizione per una cosa un po' diversa, per un'emergenza umanitaria. Verificheremo con la Corte dei Conti se questo gesto dell'università può essere legale. A questo punto mi può fermare soltanto la Corte dei Conti.